proseguono le attività di organizzazione della giornata di domenica prossima ad Avezzano, in cui si terranno le operazioni di disinnesco degli artificieri dell'esercito italiano provenienti dal 6° Reggimento Genio Pionieri di Stanza a Roma dell'ordigno bellico inesploso rinvenuto in via Opi il 10 febbraio scorso, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Stiamo praticamente organizzando, coordinando insieme alla prefettura tutta una serie di sospensione di servizi, di allontanamento di circa 20.000 persone dal centro della città. Abbiamo aperto il COC e il centro emergenziale prefettizio presso una scuola fuori dal perimetro rischioso. Stiamo predisponendo le ordinanze, abbiamo contattato tutti gli anziani che sono oltre 850-860, siamo in contatto in linea i servizi sociali nostri con la ASL per avere tutti coloro che sono in condizioni di dover essere assistiti. Siamo veramente impegnati, è una prova di organizzazione, una prova che forse servirà anche a vedere come muoversi e come il comune di Avezzano riesce ad organizzarsi. Devo dire e devo fare un ringraziamento agli artificieri che sono qui con me e devo ringraziare tutte le autorità che si sono messi a disposizione, dalla ASL alle forze di polizia, tutte, ai vigili del fuoco. Insomma, c'è stato un ottimo coordinamento alla Croce Rossa con Misericordia, Croce Verde, Croce Blu, che hanno dato tutti la disponibilità. Circa 20.000 i cittadini interessati dalle operazioni di bonifica, abitazioni vuote entro le ore 8:30 per la sicurezza di tutti. Naturalmente i cittadini di Avezzano questa domenica avranno un po' di sacrificio, dovranno lasciare le proprie abitazioni dalle 6 alle 8:30. Noi speriamo, e questo mi assicurano gli artificieri, difatti oggi sono qui perché sono stati a fare un'ulteriore pulizia dell'ordigno, che è un ordigno, come detto appunto dal loro colonnello, era tantissimi anni che non veniva trovato un ordigno di queste dimensioni e di questa pericolosità, tenendo conto che è armato e senza sicura e è di 1000 libbre, pesa oltre 500 kg. E in caso di condizioni atmosferiche proibitive? E in caso di eventi proibitivi si deciderà. Speriamo, ecco, che se la pioggerella la resistiamo, una piccola nevicata continueranno, se dovesse fare un temporale analizzeremo momento per momento, anche perché sono delle operazioni delicatissime, specialmente per una spoletta che è messa male e loro hanno bisogno di tempo, tranquillità e soprattutto anche di apparecchi robot.